Ciao, sono Marco Bianchi e sono convinto che sana alimentazione, movimento e condivisione siano scelte fondamentali per grandi e piccini per stare bene ogni giorno. Ne è convinta anche Disney, che ha lanciato appunto il progetto Divertiamoci a stare bene, un invito rivolto a tutta la famiglia per prendersi cura di sé, essere attivi ogni giorno e mangiare bene con gusto. E quale miglior modo se non divertendosi a farlo tutti insieme? La cucina infatti può diventare un'esperienza molto divertente e formativa per tutta la famiglia. Come? Con la ricetta che vi propongo oggi, una lasagna di pane carasau, perfetta da preparare insieme ai propri bambini e ispirata proprio al mondo della fantasia, che per l'occasione chiamerò lasagna alla ratatouille. Guardiamo subito i nostri ingredienti. Pane carasau, poi servono dei fagioli cannellini lessati, della ricotta e dei pisellini lessati. Sale, pepe, zafferano e olio extravergine d'oliva. Come prima cosa prepariamo la nostra prima salsa, la prima crema, che è quella di pisellini, quindi andiamo ad aggiungere i pisellini nel mixer. Iniziamo con un po' di olio, aggiungiamo un pizzico di pepe e un pizzico di sale. Iniziamo a frullare e poi dopo valutiamo quanta acqua aggiungere. Eccola qua, crema ai pisellini pronta. Ed ora la seconda crema, quella di fagioli cannellini, una fonte di proteine facilmente digeribili. Allora aggiungiamo un pochino di olio extravergine e aggiungiamo un po' di acqua, pizzico di sale e un pizzico di pepe. Il calore del forno tenderà ovviamente ad asciugare un pochettino la crema, quindi mi raccomando, partiamo già con una crema che sia ben morbida, vellutata e quindi comunque anche ricca d'acqua. Se per le prime due creme abbiamo avuto bisogno di lame e quindi anche dell'eventuale supervisione di un adulto per preparare le creme stesse, per questa invece potete tranquillamente lasciare spazio ai bambini. Ricotta fresca, zafferano, pizzico di sale e un pochino di acqua. Dopodiché iniziamo, olio di gomito. Adesso aggiungiamo anche un pochino di olio extravergine, che permetterà proprio anche ai carotenoidi presenti nello zafferano di essere ben assimilati, quindi di rendersi biodisponibili. Mi raccomando, mentre prepariamo in questo caso le creme, comunque mentre siamo in cucina, soprattutto con i nostri bambini, invitiamoli anche all'assaggio, perché è fondamentale partire dalla materia prima buona per poi arrivare a un piatto finito veramente al bacio e quindi adesso... Perfetta. E adesso prepariamo la nostra lasagna con il pane carasau. Allora, iniziamo a costruire la nostra lasagna. Possiamo utilizzare sia del brodo vegetale o anche semplicemente dell'acqua per bagnare il pane carasau. Basta veramente pochi secondi, sennò poi diventa troppo morbida. La disponiamo proprio alla base della pirofila. Poi disponiamo la prima crema, quindi nel nostro caso è la nostra crema di piselli. Non è importante ovviamente che rispettiate una certa geometria all'interno della pirofila. E adesso cannellini. Ultimiamo con l'ultimo strato, ovviamente quello di ricotta e zafferano. È lo strato più morbido, quindi quello un po' più liquido. Non vi spaventate, ma è quello che sarà a contatto proprio con l'aria calda del forno. 15 minuti in forno a 200 gradi e la lasagna è pronta. La recuperiamo. Voilà. Ed eccole qui, le nostre bellissime, sane e soprattutto buone lasagne. Una ricetta fatta di ingredienti semplici, del campo, quasi cugina della ratatouille francese, con la quale il topolino Rémy faceva sciogliere il cuore del burbero critico Antoine Hugo. Un piatto di verdure vincente. Probabilmente questo è il secondo piatto che aveva pensato di preparare Rémy. Sto scherzando. È una di quelle ricette che un tempo avremmo chiamato povere, ma che in realtà sono ricche di sapori. I più veri, i più sani, i più buoni. Alla prossima ricetta!